Ciao ragazzi, buongiorno. Oggi abbiamo come ospite anche Felix che adora entrare in studio. È una delle sue stanze preferite, vero? Allora, sta dormendo su questa coperta, ma non è la sua. E oggi andiamo ad utilizzare anche un cuscino, perché quello che andremo a fare è riciclare questa vecchia coperta per realizzare una federa per questo cuscino. Attenzione, senza cucire, perché io non sono capace. Se ci lasci lo spazio, potremmo anche cominciare a realizzare la federa. Ti va? Vieni a dormire sulla poltrona. Puoi metterti anche un po' più in là, va bene uguale. Tra l'altro, nelle storie di Instagram vi ho parlato dello sfondo dello studio che vi ho spoilerato in un video. Adesso non so se caricherò prima quello o questo. Comunque, questo è praticamente lo studio quasi finito, mi manca solo lo sfondo, ma è successo che praticamente sono andata in negozio per cercare una di quelle arelle ombreggianti, diciamo, che si mettono in giardino per avere uno sfondo di bambù dietro di me. E però cos'è successo? Sono tornata la settimana successiva per prenderlo e niente. Li hanno tirati via perché fa parte della collezione primavera-estate e quindi fino al prossimo anno non ci sarà più. E quindi tutti quanti, anzi, non tutti, moltissimi di voi mi avete detto: beh, ma è uno studio DIY, perché non fai anche lo sfondo DIY? Allora, io lo metto nelle liste delle cose da fare. Ditemi cosa ne pensate anche qui. Allora, per questo progetto praticamente non serve nulla se non della vecchia stoffa. O nuova, insomma, quello che volete. Io utilizzo una coperta, ma potete utilizzare un lenzuolo, una t-shirt ed eventualmente il cuscino per prendere la misura. Felix, molla qua. Allora, apriamo la coperta e quello che vado a fare è prendere la misura. Forse è meglio se usiamo anche la matita per essere più sicuri. È un DIY talmente facile che può farlo chiunque, davvero, anche un bimbo. Lasciami lavorare con l'aiuto dei grandi, ovviamente. No, no, ma no, Felix. Ok, ho un'idea. Guarda, Felix, vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Senti. Guarda che morbida che è. Vieni. Wow, ti piace? Ti piace? Questa è bella, vero? Oh, bravo Felix. Bravo, morona santa. Lui adora entrare in questa stanza, gli piace un sacco. Allora, torniamo a lavorare, lasciami lavorare. Allora, la coperta la tengo piegata a metà perché così faccio lo stesso lavoro una volta sola, perché ovviamente ci serve la doppia copia sotto e sopra. Prendo la parte centrale perché la mia coperta ha anche il bordo e io non voglio inserirlo nel cuscino, quindi dopo andrò a tagliarlo. Allora, fatemi sapere anche se la luce vi piace così o se la volete più intensa, perché io ho acceso solo una luce e ho spento gli ombrelli e sto utilizzando le lucine queste come sfondo e anche per illuminare leggermente dietro, però non so, forse ha deciso di andare sulla poltrona. Sì, però non so se come illuminazione basta e se volete qualcosa di più luminoso, perché comunque il piano di lavoro è illuminato, però magari sono un po' scura io o è un po' scuro lo sfondo. Fatemi sapere sotto nei commenti. Prendo il mio cuscino e vado a prendere la misura. Vado a disegnare il mio cuscino al centro. Dopo vi alzo la coperta così vedete cosa ho fatto e fatemi sapere se volete anche la ripresa dall'alto in modo che,
o dal lato, in modo che riusciate a vedere bene tutto, o se vi va bene anche così come sto facendo ora, poi comunque durante l'editing cambierà qualcosa e quindi vedrete, insomma. Ok, allora posizioniamo un attimo giù il nostro cuscino. Allora, il risultato è questo. Come vedete, ho disegnato la grandezza del mio cuscino, la forma del mio cuscino, sulla mia stoffa, lasciando però circa 10 cm di scarto su tutto il bordo del mio cuscino. Ora vado a ritagliare sul doppia stoffa in modo da farlo una volta sola. Mentre vado a tagliare, un'altra cosa che mi serve sapere da voi è se vi piace vedere il video realizzato in questo modo, quindi passo per passo, cioè come lo realizzo appunto io, cioè insieme a me, oppure se preferite vedere un video più corto dove andiamo sia sì a realizzarlo passo più per passo, però diciamo in modo più sintetico. E sono andata stortissima. In modo più sintetico e senza dilungarmi, insomma, su magari sugli errori di percorso, oppure se volete vederli entrambi, cioè il video di come realizzo il video e poi il tutorial molto sintetico, ecco. Ci sarà ogni passaggio dentro, ripeto, però andrò a togliere tutte le cose superflue. Tipo tutte le mie chiacchiere. Ed ora vado a tagliare delle strisce larghe circa 2 cm che partono dall'esterno della stoffa fino al segno dove ho realizzato appunto il disegno, la sagoma del mio cuscino. Allora, io direi di partire dall'angolo perché la o lo lasciamo per ultimo, ma lo facciamo per ultimo, dai. Allora, andiamo a ritagliare tante striscioline di 2 cm circa. Allora, direi che questa parte ve la risparmio. Quindi, mentre io taglio tutte le striscioline, vi metto in pausa e poi andiamo a fare insieme l'angolo. Oppure mando avanti veloce, così non faccio. Per realizzare questo progetto vi consiglio una stoffa che non si sfili troppo, tipo questo che è un pile. Scusatemi se sono sempre seria quando faccio questi video tutorial, ma è che sono così concentrata che non mi rendo conto delle espressioni che faccio. Andiamo a realizzare l'angolo. Quello che vado a fare nell'angolo è praticamente fare una striscia centrale, proprio al centro dell'angolo. Felix, i baffi. In questo modo qua. In questo modo qui, quindi le due strisce laterali più una centrale che prende esattamente centralmente l'angolo. Quello che vado a fare ora è molto semplice perché prendo le mie due strisce e vado a chiuderle insieme, due strisce, quelle attaccate insieme, che ho tagliato insieme, e vado a fare un nodo. Allora, il nodo lo potete fare nel modo che volete. Sapete che in base a come cambiate il nodo cambierà anche la direzione delle frange del cuscino. Io voglio che le frange vengano tutte verso una sola direzione e quindi faccio un nodo in questo modo. Prendo la mia frangia, le giro attorno alle dita e vado a chiudere insieme. Faccio praticamente il nodo utilizzando le due frange insieme, utilizzandole come un unico filo. E vado a stringere molto bene e più vicino possibile alla base del taglio,
il mio nodino. Quindi cercate di stare appunto più vicino possibile alla base del taglio, in questo punto qua. E adesso si continua per tutte le frange. E adesso si continua ad annodare tutte le frange. Un altro bel consiglio che posso darvi è di utilizzare due colori diversi per i lati, quindi io lo utilizzo tutto grigio, però realizzarlo di due colori diversi è una bella idea anche quella. Se proverete a realizzarlo, come sempre, aspetto di vedere tutte le vostre foto. Taggatemi ovviamente, che così io riesco a vederle. A me fa molto molto piacere vedere che realizzate i miei video, i tutorial dei miei video, i progetti, le ricette. Io intanto ho lavorato tre lati, ho fatto i nodi su tutti e tre i lati, mi manca solo l'ultimo lato, però prima devo andare ad inserire il cuscino. Allora, apriamo la nostra federa, infiliamo il cuscino. Ok, e adesso vado a chiudere le frange che rimane. Allora, per farvi vedere la differenza delle frange in base ai nodi, ho fatto queste due frange, questi due lati con i nodi utilizzando appunto i due laccetti come se fossero un unico laccio, mentre questo lato e questo lato li vado a fare con i nodi classici, quelli che si utilizzano per allacciarsi le scarpe, insomma. Quindi prendo i due nastri e vado a fare i nodi. Allora, tiriamo fuori queste frange e chiudiamo questo cuscino. Voilà! Cuscino completato. Andiamo a riempire gli angoli. Là. Fatto. Questo quindi è il risultato con il nodo classico e questo è il risultato con il nodo singolo. E niente, questo è il risultato finale. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ditemi se può risultare un'idea utile, carina. Soprattutto fatemi vedere se proverete a realizzare questo progetto anche voi e inviatemi tutte le vostre foto nei social. Trovate il mio Instagram qui. E perché mi fa sempre molto molto piacere. Adesso tocca a voi, lasciatemi tutti i vostri commenti sotto al video e niente, ricordatevi di lasciare un mi piace al video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanellina per rimanere aggiornati ogni volta che pubblico un nuovo video nel canale e noi ci vediamo tra pochissimo con un nuovo video. Ciao!